Senna, sul circuito di Phoenix, conquista la prima vittoria della stagione. Alle sue spalle cresce la voglia di rivincita dei team rivali. Un mondiale che aspetta il grande ritorno della Ferrari è già lanciato verso una nuova sfida. Gran premio del Brasile. 8:30 su Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È l'ora dell'informazione. Buonasera, il dibattito sulla legge per l'emittenza radiotelevisiva è stato anche oggi al centro della giornata politica italiana. Mentre al Senato erano in corso le votazioni sui diversi articoli del provvedimento, la questione è stata oggetto di discussione in numerosi incontri fra gli esponenti politici. Sull'argomento stasera si è riunita anche la segreteria socialista. Intanto, dopo una breve pausa, la seduta al Senato è ripresa poco dopo le 21 per l'approvazione di altri articoli del disegno di legge. Comunque nel pomeriggio erano stati approvati gli importanti articoli 15 e 20 che stabiliscono i limiti antimonopolio nel settore televisivo e in quello dei giornali. L'approvazione di questi articoli ha un po' disteso il clima politico dopo che ieri il governo era stato battuto su un emendamento proposto dai comunisti e votato anche dalla sinistra DC. Questa sera inoltre il Senato ha respinto un emendamento presentato dalla sinistra democristiana sul finanziamento della RAI, che avrebbe abolito il tetto pubblicitario per l'ente radiotelevisivo di Stato. Il governo intanto sta studiando una soluzione per recuperare l'integrità del testo originario del provvedimento, modificando eventualmente alla Camera l'emendamento che è passato ieri al Senato. In Unione Sovietica si fa più duro e potrebbe precipitare il braccio di ferro tra Mosca e gli indipendentisti lituani. Col suo primo decreto presidenziale, Mikhail Gorbaciov ha ingiunto oggi ai cittadini della Repubblica Baltica di consegnare tutte le armi da fuoco, vietandone al contempo la vendita. Il decreto accusa la Lituania di violare i diritti dei cittadini sovietici e la sovranità dell'URSS. Si ordina così al governo federale, a quello locale e a tutti gli organismi giudiziari e di polizia di garantire il rispetto della Costituzione sovietica e delle leggi federali. In particolare il decreto di Gorbaciov ordina ai servizi di sicurezza del KGB di aumentare i controlli ai confini lituani. Proprio ieri sera il primo ministro della Repubblica Baltica aveva inviato una lettera al Cremlino per protestare contro le manovre militari sovietiche in corso in Lituania. Molto dure le prime reazioni da Vilnius al decreto di Gorbaciov. Il presidente Landsbergis ha denunciato il provvedimento come un'aggressione e un'interferenza negli affari interni della Lituania. Anche la Casa Bianca si è detta preoccupata per gli ultimi sviluppi della situazione e ha invitato il Cremlino a mantenere l'impegno per una soluzione pacifica del problema. Tra minoranza ungherese e nazionalisti rumeni hanno già provocato 6 morti e centinaia di feriti. La situazione è sempre molto tesa. Il governo rumeno ha inoltre accusato quello ungherese di fomentare i disordini con azioni di propaganda volte a rivendicare la Transilvania come territorio magiaro. Intanto, in un drammatico appello alla comunità internazionale, gli ungheresi di Târgu Mureș hanno denunciato i continui attacchi da parte dei rumeni e le inadempienze dell'esercito. Non riusciremo ancora per molto a resistere agli attacchi dei nazionalisti. Siamo certi che dall'esercito di Bucarest non ci verrà alcun aiuto e questo potrebbe essere la nostra condanna a morte. L'SOS dei Magiari di Târgu Mureș è stato consegnato da 2 religiosi a un'agenzia di stampa di Budapest ed è rivolto all'ONU, all'Ungheria e a tutte le nazioni del mondo. Un appello drammatico che denuncia una situazione ormai insostenibile, testimoniata dagli stessi latori del messaggio. Ieri hanno detto, mentre esplodeva l'intolleranza contro gli ungheresi, l'esercito non è mai intervenuto a loro difesa. Questa sera Târgu Mureș è presidiata da reparti di paracadutisti e controllata da una dozzina di carri armati. Ma la situazione, secondo il vice sindaco della città, potrebbe ridiventare esplosiva nelle prossime ore. Durante tutta la giornata oltre 4.000 persone erano tornate a manifestare e solo l'intervento del vice primo ministro romeno Gelu Voican era riuscito a disinnescare il pericolo di nuovi sanguinosi scontri. A Bucarest, intanto, il presidente Ion Iliescu, di cui la minoranza magiara aveva chiesto una mediazione, ha annunciato la formazione di una commissione d'inchiesta. Per le altre notizie di stasera, ci vediamo tra un istante.
Quando fai un certo tipo di vita, hai bisogno di un certo tipo di chewing gum. Happy Dent è questo chewing gum, intelligente, perché non si attacca laddove ha lavorato il dentista. Happy Dent ha un gusto freschissimo. Lo senti tu e lo sentono gli altri. Happy Dent, il primo e l'unico anche senza zucchero. Dottore, l'aspetta. Già, ieri sera ho fatto un po' tardi. Happy Dent, il chewing gum che ha tutto. Efficace persino contro la bocca asciutta. Happy Dent è il massimo. Noi siamo quelli che non moriranno mai. Non potevo continuare a vivere di vecchie poesie. Per questo, finalmente, ne ho scritte di nuove. Finalmente, il nuovo straordinario album di un grande cantautore italiano. 9 canzoni d'autore su disco, musicassetta e compact disc. Firmato Don Bacchi. E ne valeva la pena. In Italia la questione dell'opportunità che i giudici siano iscritti ad associazione come la massoneria è tornata oggi clamorosamente alla ribalta con un messaggio del Presidente della Repubblica Cossiga inviato al Consiglio Superiore della Magistratura. Nella lettera Cossiga si è soffermato sul problema dei limiti al diritto di associazione dei magistrati in discussione oggi al CSM. Un problema che il Capo dello Stato ha definito grave e delicato e che rientra, afferma il messaggio, nell'esercizio del potere legislativo e di indirizzo politico costituzionalmente attribuiti alle Camere. Un atto diverso dalla legge, come la risoluzione del CSM, sarebbe dunque lesivo del principio fondamentale della libertà di associazione. Il messaggio è stato letto in Parlamento dai presidenti di Camera e Senato. Il caso di Pisa, malgrado voci ricorrenti sull'avvenuta incriminazione del magistrato di Palermo, Alberto Di Pisa, la procura di Caltanissetta, che indaga sulle lettere anonime nel Palazzo dei Veleni, smentisce che sia stata presa alcuna decisione. Tutto sarebbe ancora bloccato su questioni procedurali da parte dei legali del magistrato, che è ancora da ritenere solo il principale indiziato. Si contesta in sostanza la competenza dell'inchiesta e il valore stesso delle perizie effettuate sulle impronte trovate sulle lettere anonime. Veniamo agli scioperi in Italia. I COBAS dei macchinisti ferrovieri renderanno nota domattina la loro decisione sullo sciopero di 48 ore già proclamato dalle 14 di domenica alla stessa ora di martedì prossimi. L'agitazione comunque dovrebbe essere sospesa in vista della convocazione del commissario Schimberni prevista per il 6 aprile. Oggi intanto governo e autotrasportatori sono tornati a trattare dopo il blocco che ha provocato gravi disagi la scorsa settimana. Il ministro Bernini sta cercando di scongiurare il nuovo fermo dei tir già annunciato per la metà di maggio. Problemi immigrati, scende in campo la Chiesa. Giovanni Paolo II ha dedicato buona parte del suo discorso nell'udienza generale di oggi alla condanna di ogni atteggiamento razzista che ha definito comunque e ovunque inaccettabile. Un'altra dura presa di posizione è prevista da parte dei vescovi della CEI che si accingono a diffondere un documento per la sensibilizzazione della comunità cristiana verso le nuove forme di povertà. E all'amministrazione fiorentina spetta il primato della prima giunta in crisi a causa degli extracomunitari. Il Consiglio Comunale ieri sera ha accettato all'unanimità le dimissioni del sindaco socialista Giorgio Morales. Il primo cittadino aveva abbandonato l'incarico in seguito alla mozione di sfiducia presentata dal PC che criticava il suo comportamento sugli episodi di razzismo a Firenze. C'è attesa intanto per la manifestazione nazionale antirazzista indetta per domani pomeriggio a Firenze, alla quale si prevede parteciperanno alcune decine di migliaia di persone. Veniamo all'Africa, dove oggi è nato un nuovo Stato. La Namibia infatti ha celebrato il suo primo giorno di indipendenza dopo oltre 100 anni di dominio, prima tedesco poi sudafricano. Primo presidente della Namibia indipendente Sam Nujoma, ex leader dell'Organizzazione del Popolo dell'Africa di Sud-Ovest, vincitore nel novembre scorso delle prime libere elezioni. A Windhoek, la piccola capitale della Namibia, si sono svolti grandi festeggiamenti. Numerosi gli ospiti internazionali, in particolare i ministri degli esteri di diversi stati, rappresentate anche le grandi potenze. La circostanza ha offerto la possibilità di una fitta serie di colloqui diplomatici. Fra gli ospiti era presente anche il leader sudafricano Nelson Mandela. La contemporanea presenza a Windhoek del capo dell'African National Congress e del presidente sudafricano de Klerk ha spinto molti osservatori ad avanzare l'ipotesi di un prossimo accordo tra l'organizzazione anti-apartheid e il governo di Pretoria. È stato però lo stesso Mandela a smentire questa ipotesi. Per le altre notizie ci vediamo fra un attimo. Thank you.
Se giri il mondo, Molinari è lì. Antifurto Cobra, l'autodifesa. Quando riesco a liberarmi dagli impegni, mi piace scappare via con lei. La mia nuova Chiesta Injection XR2. Mi piace il suo stile, il suo scatto, la potente progressione dei suoi 110 cavalli, l'eccellente tenuta di strada e la sicurezza del suo assetto. Sì, è proprio vero, se la guidi, ti innamori. Fiesta Injection XR2, un crescendo entusiasmante. Torniamo col tema che monopolizza l'attenzione nello scenario politico internazionale, la riunificazione delle Germanie. Il cancelliere tedesco federale Helmut Kohl ha detto oggi che l'unità fra le due Germanie sarà fatta prima dell'avvio del mercato unico europeo nel dicembre del 92. Kohl ha ricevuto a Bonn i massimi dirigenti dei tre partiti dell'Alleanza per la Germania che hanno vinto le elezioni di domenica scorsa in Germania Est. Rassicurare l'Europa e tenere su ritmi elevati il processo di unificazione tedesca. Questo è il programma del cancelliere Kohl. Noi siamo tedeschi europei e europei tedeschi, ha assicurato oggi il cancelliere, legando così l'unità tra le due Germanie alla scadenza europea del 92. Un modo di tranquillizzare innanzitutto Parigi, dopo il grande gelo delle settimane scorse tra Francia e Germania federale. Ai suoi alleati tedesco orientali il cancelliere chiede intanto di fare in fretta il governo a Berlino Est. Dalla riunione di oggi a Bonn, presenti De Maizière, Eppelmann e Ebeling, dovrebbe uscire il calendario di massima dell'unità monetaria. La data del 1 luglio, circolata negli ultimi giorni, viene definita puramente indicativa. Per quel giorno, invece, verranno meno i benefici che negli ultimi 40 anni il governo di Bonn ha accordato ai profughi che fuggivano dalla Germania Est. Questione Germania al primo posto anche nell'agenda degli incontri tra il presidente americano George Bush e il premier polacco Mazowiecki. La Polonia continua a chiedere in ogni sede un trattato di pace che possa garantire le sue frontiere occidentali prima che la Germania unita divenga una realtà. Ma gli americani non sembrano disposti ad accettare la tesi di Varsavia e ritengono sufficienti le garanzie date finora dal governo di Bonn. Rimane invece apertissimo il problema della futura collocazione tedesca nel quadro delle alleanze militari in Europa. Anche se le frontiere ormai sono aperte, la Germania rappresenta pur sempre il più formidabile concentrato di armamenti. Due alleanze militari e le armi nucleari delle due superpotenze. Il destino di questo enorme potenziale bellico costituisce il centro della conferenza internazionale sulla riunificazione tedesca. E in Italia l'unità tedesca è stata al centro del dibattito odierno alla Camera. L'Assemblea di Montecitorio si è espressa a favore dell'appartenenza della futura Germania unita alla NATO e alla Comunità Europea. Nella risoluzione approvata alla Camera chiede inoltre al governo di impegnarsi affinché la Comunità Europea venga consultata e non solo informata sui negoziati per l'unificazione delle due Germanie. Francia, Pierre Mauroy è stato riconfermato stasera primo segretario del Partito Socialista francese. L'elezione è avvenuta all'unanimità nel corso di una seconda votazione. Non appena conosciuto il risultato, Mauroy ha dichiarato di voler essere il segretario di tutti i socialisti e il garante dell'unità del partito. L'accordo tra le correnti, che si era rivelato impossibile durante il congresso socialista la settimana scorsa, è stato raggiunto dopo una nottata di discussione a porte chiuse e dopo che il presidente Mitterrand si era detto furioso per la spaccatura nel partito. Veniamo alle notizie economiche. Sterlina nella bufera sui mercati valutari. La moneta inglese è in caduta dopo la presentazione del bilancio di previsione dello Stato da parte del cancelliere dello scacchiere John Major. Il piano è stato ritenuto insufficiente, soprattutto per la lotta all'inflazione, e la sterlina è crollata, malgrado l'intervento della Banca Centrale d'Inghilterra, scendendo ai minimi storici contro un marco tedesco e sfiorando il muro delle 2.000 lire rispetto alla lira italiana. Si rafforza invece il dollaro, che oggi in Italia ha guadagnato 11 punti, chiudendo a quota 1.257 lire e 75 centesimi. Più debole il marco tedesco, fissato in Italia a 737 lire e 95, oltre un punto in meno rispetto all'ultima quotazione. Sui mercati azionari, un'altra giornata sotto il segno della prudenza a Piazza Affari. L'indice MIB di Milano non si è mosso dai valori di ieri, ma il risultato è considerato positivamente dagli operatori come un consolidamento dei recuperi precedenti. Ottimismo anche per il ritorno degli ordini di acquisto dall'estero.
Tra poco lo sport di stasera, in primo piano il nostro appuntamento settimanale con la pallavolo. Subito dopo vi ricordo il film della mezzanotte, stanotte un po' in ritardo, è una spy story, Kiefer agente segreto. Buon proseguimento e a domani.